dei cristalli, mentre ad esempio i discovery che furono assegnati alle unità operative di pronto intervento, le note UOPI, fu prevista l'installazione di una venatura speciale particolare appunto per consentire di operare in piena sicurezza in quello che è il dedicato ambito dell'attività dell'antiterrorismo. E proprio a sottolineare quanto sia rilevante la piena funzionalità dell'assetto logistico per quanto attiene il quotidiano operato della Polizia di Stato, chiederei al Prefetto Caravaccaro, direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale, di prendere la parola. Prego, signor Prefetto. Grazie, buongiorno Presidente, grazie a voi di essere presenti qui. Sì, effettivamente al di là del nome enorme che caratterizza il mio ufficio, di cui sono direttore da meno di un anno, la complessità della logistica obiettivamente è facile intuibile anche solo entrando in questo museo, che io devo dire non avevo mai visto, perché ci si rende conto di quella che è l'evoluzione della specie, dei mezzi rispetto anche a quella che è la progressione della vita quotidiana e anche dell'operatività. La mia direzione è una direzione servente alle esigenze della Polizia di Stato in tutti i sensi, quindi io devo tradurre quelle che sono le esigenze operative in strumenti e mezzi, e questa è una difficoltà enorme per chi deve cercare di rispondere a quelle che sono le esigenze di chi opera sul territorio e soprattutto opera in particolari condizioni, per cercare di renderlo performante, sicuro al massimo. Quindi, entrare qua dentro vedendo l'evoluzione dei mezzi, e sottolineo con una certa amarezza perché alcuni di questi mezzi io me li ricordo nella mia infanzia, sia dei 600 che dei 500, mi rendo conto del tempo che passa, però l'evoluzione della specie, arrivando diciamo all'ultimo modello di un'auto che noi già abbiamo sperimentato e utilizzato, fa capire come si vada sempre cercando di affinare quelle che sono le caratteristiche dei mezzi che ci possono consentire di lavorare sempre meglio e in maggiore sicurezza. Quindi questo è un veicolo già sperimentato da noi, e quindi questa è l'ultima tranche di un modello nuovo, perché è l'ultimo, che unisce ovviamente le caratteristiche delle prestazioni sempre maggiori e delle dimensioni ovviamente sempre maggiori, e questo, come dire, ha testimonianza della validità di una scelta anche strategica sul tipo di mezzo e sul gradimento che sul territorio, perché per noi la scelta di un mezzo corrisponde e deve corrispondere necessariamente a un gradimento che poi sul territorio gli operatori devono avere. Non è mai una scelta estetica ovviamente, né di convenienze.